anzi, ben ritrovato da sto Perez. Oggi inizio finalmente a costruire il nuovo potentissimo, devastante impianto audio. Alla fine però stavolta devo rifare soltanto le casse da zero. Non perché avrò queste qua, ormai queste qua le smotterò, perché sono deboli. Anche se questa 300 watt e anche questa 300 watt, questa 150 e questa di qua invece a 150 watt, per un totale di 900, sì, perché 300 più 150 fa 450 per 2, 900 watt, piccolo appunto, RMS. Bene, 900 watt RMS, queste. Allora, andiamo a vedere un attimo i componenti. A tra pochissimo che giro la telecamera. Bene, allora. Che componenti userò? Ve ne faccio vedere ovviamente metà, perché metà l'ho preassemblato come prova là, perché ho seguito la mia live, l'ho visto, che lo provavo proprio in live. Ma ho fatto un box da schifo e gli ho assemblato, tra virgolette, un po' a casaccio. Cioè, funzionano perfettamente, ma sono lette così così. Infatti questa qua è vuota. Non ho problemi a fare così, ovviamente. Allora, cosa abbiamo qui? Qui abbiamo, per il crossover, due bobine. Una, due, adesso non mi ricordo più quanto sono, perché quello che c'è scritto, sì, sarebbe la sua indultanza originale. Io però le ho modificate, che una è a... Ok, quella di 0,8 in realtà è diventata un 0,63. Quella di 0,56 in realtà è una... Ve lo dico subito. No, foto sbagliata. Eccola qua. È diventata una 0,47 al posto di 56. Molto semplicemente srotolandogli un po' di filo. Bene. E queste sono un paio. L'altro paio è sul crossover che ho costruito sempre così a casaccio. Mi devono ancora arrivare i connessatori quelli buoni, 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 buoni. Poi qui dentro cosa abbiamo? Altre due bobine grosse, molto grosse. Questa è quella per il woofer. Eccola qua. Che sarebbe 4 milliarri, ok, 4 milliarri. Invece questo passa alto, no, passa basso, eccolo qua. Invece qua serve un 3,5, ok, questo gli serve un 3,5, questo invece era un 4, quindi l'ho sottratto. Poi, ultima bobina, tra l'altro la più costosa, l'ho tenuta per ultima. Eccola qua, che infatti è enorme. Questo è un 5,5 milliherri, è enorme come vediamo. E invece qui vuole una, scusate un secondo, non è questo, non è neanche questo, vabbè mi è sparita la foto, l'ho trovata. Qui vuole invece una 5,09. Invece questo è un 5,5. Qua vuole un 5,09. Questo qua. Che è il mid. Bene. Infatti una bobina del genere costa sui 18 euro. In totale di bobine ho speso 120 euro. Uno sproposito, ma c'è il motivo dietro. Qualità. Tanta qualità. Dove ho lanciato le altre bobine piccoline? Eccole qua. Lanciate, appoggiate un attimo, intendo. Poi andiamo sul Twitter. Questo è il Twitter. È enorme ed è molto molto potente. Questo qua è il PT382, 400 watt, 200 watt RMS. Ok, 200 watt RMS solo il Twitter. Una bomba di Twitter.
L'ho preso usato, se vedete che è così, perché è stato modificato, lo montavano su una portiera. Visto che mi ha spiegato semplicemente che così con i due cosi non ci stava, allora semplicemente ha saldato due fili qua, uno e una due, e basta, si sente da Dio lo stesso, non cambia niente. Avrei preferito normale, tra virgolette, però vabbè, amo. Poi qua abbiamo due dei quattro porta terminali, perché ne metto quattro, chiedete? Se ne bastano due? Sì, avete ragione, ne basterebbero due. Ma io voglio che queste casse le faccio con due box a cassa, intendo, quattro box totali, cioè un box per il woofer, quindi per questo qui che adesso apro, un box unico per il woofer. E poi un altro box per il mid e il tweeter. Facendo così, se magari c'è qualcuno che gli serve soltanto dei medio alti più potenti, porto solo il primo box. Se c'è qualcuno che vuole soltanto il woofer, porto solo il secondo box. Oppure quando faccio le feste, io che mi servono tutte e due, ovviamente uno sopra l'altro, li assemblo uno sopra l'altro. E vedrò di fare in qualche maniera. Infatti non so qua perché non ci ho ancora pensato, ma mi verrà in mente tranquillamente come fare un aggancio, che qua c'è il box del woofer e subito dopo sopra ci aggancio il box del mid e del tweeter. In questa maniera, uno, è più leggero da portare, due, la più importante, in macchina ci sta meglio perché ho una Fiat grande punto e non ho un camion. Tutto qua. 3. Risparmio tanto legno perché il woofer lo faccio con 2 cm di spessore e invece il middle tweeter, visto che richiedono anche un box minore e hanno meno potenza di oscillazione, lo faccio con 1,5 cm. Facendo così risparmio i soldi sul legno e basta. Tra l'altro, dopo vi spiego anche un attimo nel dettaglio. Quando ho finito qua di mostrarvi gli ultimi componenti, il perché mi conviene fare due box, o proprio in maniera tecnica intendo. Cosa ci guadagno anche sulle casse, intendo, ecco. Bene. E questi sono i due terminali, no? Uno woofer e uno mid tweeter, molto semplice. Poi cosa abbiamo come casse? Allora, il mid è questo qua. Mid, ok? Quindi medi. La sigla è PM203, vuol dire Professional Mid 203. Sono 200, sta per l'ampiezza. 3 non lo so, sarà per i 300 watt, ma dubito. Il 3, diciamo, sarà il terzo modello, non lo so. Eccolo qua. Il cartone. Ed eccoci qua. E questo è il mid nuovo. Vediamo, magnete anche un bel molto grosso, perché è anche molto sensibile lui. 8 ohm, ovviamente. PM203. Sono cose da nuovo. Bestia, 3,5 cm di spessore c'è il magneto. Il magneto. Vabbè. E questo è perfetto. Fate così ogni tanto per verificare che siano in perfette condizioni le casse. Se li fate così non soffrono le casse, assolutamente. Perché se vi faccio sentire una cosa. Questa è la stessa cassa, ok? Usata però. La diamo anche un po' rovinata. Però è usata, molto semplice. Chi me l'ha venduta me l'ha spedita perfetta. Sentite adesso com'è. Le poste sono state perché si divertono a giocare a pallone con i pacchi, ma vabbè,
se arriva una denuncia sanno di chi è se guardano questo video, se non vi fanno il rimborso completo. Bene. E poi abbiamo come ultimo componente, tra virgolette anche il più costoso, il woofer. Questo è proprio un PV Professional Woofer 337. Il magnete. Ok. No, tu stai in piedi, stronzo. Parlavo con lei. Ok. Un bel bestione. Molto molto grosso, come vediamo. Questo è un PV337 che sono appunto 32 cm, come vediamo è enorme, è abbastanza grosso. Madonna, mi volava giù. Ah sì, il PM c'ha 300 watt massimi e 150 watt RMS. Questo mostro invece c'ha, ovviamente grosso, 800 watt massimi e 400 watt RMS. Il che vuol dire che un satellite mi dà di potenza, fatemi un secondo pensare, 400 woofer più 150 mid più 200 di tweeter, quindi fanno 750 watt RMS a satellite, vuol dire 1500 watt per entrambe RMS. Poi se caricate anche 2000 watt da entrambe RMS lasciare, non gliene frega veramente niente. Questo qua pesa, tra l'altro, pesa veramente parecchio, pare sui, siamo sui 10 kg o qualcosa del genere, pesucchia tanto, però capite che qua è pieno, cioè è buona come roba, non è la cagata che trovi in giro. 3 cm e mezzo, quasi 4 cm, buono, perfetto, l'ho detto giusto a occhio allora. Perché i box li ho fatti prima di avere i componenti. C'è scritto tutto sul listino della ciare, tranne lo spessore del magnete, ma non è un problema perché ho verificato ho detto Bansan sui 3 cm e mezzo, 4, ho messo 3 e mezzo, infatti era 3 e mezzo, quindi va benissimo. Bene. Bene, ultima cosa che è molto importante che voglio spiegarvi prima di partire con i lavori. Perché ho scelto anche di fare due box, in maniera tecnica però. Perché ho pensato che la mia cassa, alla fine, quello che si muove, quello che va avanti e indietro, le casse che si muovono dentro il box sono due, non sono tre. Perché il tweeter alla fine non ha, come vediamo, la parte dietro. Vedete che è tutto incapsulato, diciamo, no? Ogni tweeter è così. Bene, mentre il woofer e il mid, come vediamo, hanno la parte dietro. Questa, che quindi va su e giù tramite... anche dietro no, visibile. Per cui io ho pensato, visto che questo si muove a una certa velocità e il woofer a un'altra velocità, perché ho messo che da 500 Hz in giù, quindi 500 oscillazioni al secondo in giù, è il woofer a farli, invece da 500 fino a 5000, ok, quindi le frequenze che sono da 500 Hz in giù e le frequenze da 5000 in su non ci sono, ok? Bene, visto che questo avrà una velocità differente da quello là, io ho detto l'aria, perché appunto quando questo va indietro, l'aria va indietro così, no?
l'aria spinta dal woofer non dà fastidio a questo? Perché questo, vabbè, è piccolino, ma il woofer è grosso. E voi non avete idea della depressione e della pressione che c'è all'interno di un box quando il woofer batte tanto. Perché se i box non sono fatti bene, esplodono. E c'è stato un DJ che è anche un mio amico, che ha preso delle casse, poi ha detto, in disponibilità economica, ha speso poco, e facevano abbastanza schifo, il box a un certo punto non ce l'ha fatta più. Si è spaccato proprio il box per la pressione all'interno della cassa. Pressione, depressione, pressione, depressione, il legno fa così, a un certo punto, toc, spezzato. Ed è per questo anche perché uso uno spessore buono del legno. Basta, tutto qua. Allora io ho detto, faccio due box, così l'area del woofer è solo del woofer e l'area che muove il mid è solo del mid. Il tweet non ha problemi perché, come ripeto, non ha niente che oscilla anche dietro. Non so se se mi avete capito. Tutto qua. E basta, adesso vi faccio il video mentre prendo le ultime misure. Vi faccio vedere un attimo come prendere delle misure fatte abbastanza bene. E poi basta. Poi ci vediamo tra un po', perché penso che ci metterò ancora un po', perché arrivino tutti i componenti e vediamo di finire l'impianto. Bene, a tra poco. Bene, allora ripilochiamo un secondo per far vedere, perché visto che l'ho mandato veloce ovviamente non avete visto niente. Allora, tetto, ho fatto questo e questo come segno per evitare di prendere questa parte qua brutta con i due fori e qua i due fori, perché questa e questa e questa vanno via. Questo è male. Poi qui abbiamo, e qui allora segniamo 1. Deve arrivare il secondo. Tetto questo, quindi qua 2 e quindi qua ci sono. Bene, qua ho fatto uno spezzetto di 1 cm appunto, perché l'ho detto anche prima, in maniera che qua taglio, questo essendo uno scarto, chi se ne frega se è più piccolo o più grande per lo spessore della lama, no? Qua taglio perfettamente, qua taglio perfettamente, questo sarà lo scarto, e quindi questo e questo saranno perfetti. Bene, e tetto c'è. Poi fondo 1. Fondo 2. C'è, poi lato 1, due, tre, e abbiamo i due reflex, uno e due, reflex, uno, due, quindi questo c'è, poi abbiamo qua, retro, retro, uno, due, ci sono, due, no, tre, poi qua abbiamo il fronte, 1, 2, ci sono, e poi qua abbiamo il lato, l'ultimo lato tra l'altro, e ci sono, quindi 4, ci sono, doppio spunto, doppio spunto, doppio spunto, doppio spunto, doppio spunto, perfetto, c'è tutto. Fine. Bene ragazzi, questa era la prima parte. A tra poco per la seconda. Il taglio. Bene ragazzi, allora, ecco il primo video, qua come vediamo adesso là c'è un bel po' di legno,
Dobbiamo prendere metà legno perché appunto sono è la quantità di due casse, adesso ne faremo una. L'altra la faccio in live. Quindi faccio metà impianto qua e metà impianto in live praticamente. Allora. Ok. Prendiamo quindi uno di questi. Il metro, molto importante. Anzi, questo lo mettiamo di qua. Sopra il calcetto. Poi due di questi. Ah. Uno di questi. Uno di questi. E poi due di questi tu non sei gradita, stronza. Era una zanzara. E due di questi. A posto. Poi con il metro vediamo un attimo i componenti che sono questi qua. Perché questi li ho fatti tagliare del falegname. Bene, eccoci. Allora, qui abbiamo le misure dei pannelli. Ora, con una matita, scriviamo a cosa corrisponde. I remember getting too drunk. Vediamo se a posto. Direi proprio di sì. With my best friends, I remember getting fucked up with my girlfriends. I remember drinking all nights on the weekends. I remember wishing this night wouldn't ever end. I remember teaching her to mani putt from behind, that's what's up. First date getting drunk, second date I fell in love. I can never get enough. Life can get a little tough when it gets a little rough. You look back at the good stuff. Sipping on some whiskey with a girl who's feeling frisky, and my world is spinning tipsy. Man, this alcohol just hit me, baby. Are you coming with me? Take a shot and let's get busy. Got the whole damn night. Let's do something hella risky. I just wanna make a memory. She don't wanna ever leave. Wanna leave a legacy. We're sipping on the balcony. I'm mixing like it's alchemy. I'm fixed on her anatomy. We're living life lavishly. We live it like a fantasy. Sometimes I drink too much. Sometimes I get too drunk. But every time I wake up, I think to myself, I love being hungover. Sometimes I drink too much. Sometimes I get too drunk. But every time I wake up, I think to myself, I love being hungover. Every day, having good times, don't care what they say. I'ma stay on my own line. I can almost taste every place we were drunk, dying. You cannot replace all these days, those were good times. Oh God, you drive them crazy every time they see you, baby. Looking fine and like a lady, like a dime, you got them chasing. By design, their hearts are racing. So I told myself the statement, if you want it, then go take it. Make a move and don't be patient. Never had a doubt that I wanted to be famous. Never had a doubt that I wanted to be ageless. Never had a doubt that I wanna make changes. Never had a doubt that I wanna go places. Life is all about taking risks, taking chances. Life is all about who you
with and romancing. Life is all about everything that you make it. That's what it's about, drink it up and get wasted. Yeah. Sometimes I drink too much, sometimes I get too drunk. But every time I wake up, I think to myself, I love being hungover. Sometimes I drink too much, sometimes I get too drunk. But every time I wake up, I think to myself, I love being hungover. Ciao ragazzi, allora siamo qua e dobbiamo fare il crossover. Il crossover serve per dividere perfettamente le frequenze, quelle medie, quelle basse andranno sul woofer, le medie andranno sul mid, cioè il medio della cassa che fa i medi, e invece le acute andranno al tweeter. Quindi la cassa che fa gli acuti, cioè gli alti. Bene, ora ci serviranno dei condensatori, che sono qua, delle bobine. Normalmente ne basterebbero due per questo crossover, solo che in questo momento, cioè in questo momento in commercio, non esistono alcuni valori, per cui bisogna, diciamo, metterne due per fare quel valore lì. Allora, guardate, questo è un condensatore da 18 microfarad, però a noi serve, no, questo non mi serve, a noi serve però un condensatore da leggiamo qua, 19,8, però in commercio non esiste 19,8, per cui mettiamo questo e poi e insieme ci mettiamo anche questo, così, in parallelo. In questa maniera faremo 18 più 1,8, uguale 19,8. E a posto. Poi invece gli altri due hanno il valore commerciale, che uno è 2,1, non esiste, esiste un 2,2, ma finché è uno sbalzo piccolissimo non importa. L'importante è che non ci sia un microfarad di differenza, un mezzo anche microfarad di differenza, là sì che conta, ma finché è un decimo va bene, ok. No, meno di... sì, un decimo. Poi abbiamo quest'altro qui, che invece questo è 1,5 microfarad, che qua mi chiede appunto 1,5. Bene, molto semplice. Qui abbiamo le bobine, che in commercio ovviamente i valori non si trovano di quelle che ho fatto io, perché allora questa sarebbe stata una bobina di 5,5 mH. Bene, a me però serviva 5, per cui cosa ho fatto? Molto semplicemente l'ho srotolata un po', fine. Adesso questa è un 5 al posto di 5,5. Stesso procedimento con questa da 0,8 a 0,6, e questa qua che al posto di essere 0,5 è un 0,4. Bene, molto molto semplice. Ora ci serviamo di una basetta, che è questo qua. Questa è una basetta in argento, e ora dobbiamo montare il tutto usando dello stagno a base di argento. Qua infatti c'è scritto base di argento, poi dei fili anche in rame pieno, cioè quelli in rame rigido, diciamo così, che sono questi, dei fili invece buoni per il cablaggio, e là sotto ovviamente c'è anche la scatola porta terminale, eccola qui.
è questa. Molto semplice. Bene. Ora per voi andare avanti veloce e io invece lavorerò un'oretta buona. GoPro arresta video. Bene ragazzi, allora, arrivati a questo punto bisogna iniziare a smontarne una, perché mi serve un componente per continuare, o meglio, ci sono dei componenti per continuare e sinceramente è inutile che le tengo montate quando quelle nuove stanno per prendere vita, per prendere il sopravvento, per essere finite, diciamo, no? Anche perché queste vecchie non le userò più. Devo smontare una di queste. Anche se con grande dispiacere, ma lo devo fare. Non posso tenerla montata perché mi servono dei componenti. Bene, adesso la smontiamo. GoPro arresta video. Ops. GoPro arresta video.
Bene ragazzi, adesso dobbiamo costruire il crossover delle woofer, cioè questo qua. Allora, innanzitutto bisogna sistemare un attimo i reofoni dei condensatori, eccetera, facendo anche attenzione a non piegarli tutti in velocità, uno, due, a non piegarli troppe volte, perché si potrebbero spezzare. Questi li ho usati un attimo assemblandoli in aria per comunque giocare l'aria un po' con la cassa senza montare niente, no? Ora l'altro condensatore l'ho fatto a telecamera spente, o meglio l'ho registrato, ma provo a registrarlo perché non ho spiegato bene, più che non ho spiegato bene non ho fatto vedere bene tutti i passaggi. Allora, fatto questo, questo e questi. Bene, ora questa è la cassa vecchia comunque che ho smontato. Bisogna montarlo. Cosa abbiamo? Prima vuole la bobina, eccolo qua, L. Poi in parallelo vuole il condensatore. Ok. Quindi la bobina la piazziamo qui fin qui e poi il condensatore lo piazziamo da qui a qui. Molto semplice. Bene, io vado avanti veloce, voi appunto vedete tutta la musichetta o qualcosa velocemente. A tra poco. Bene ragazzi, allora, dopo aver fatto tutto ciò bisogna fare i fori. Adesso ovviamente non posso farli perché è mezzanotte, però vi faccio vedere come farli perfetti, cioè come fare la misura perfetta. Allora, innanzitutto dobbiamo sapere il foro che vuole la cassa. Per saperlo molto semplicemente basta andare sul sito del produttore e cercare il foro del pannello. Io ho letto e c'è scritto 282 mm per il woofer. Per il middle lo farò dopo perché devo ancora costruire i box. Bene,
Ma come facciamo a fare perfettamente il diametro? Adesso lo faccio vedere. Innanzitutto porto qui il box. Questo è già segnato e quindi non mi serve. Ok. Eccolo qua, il box. Come facciamo perfetto qua? Il foro perfettamente al centro. Allora ci serviva semplicemente un bastone, così, dritto, e una matita. Allora so che da femmine, perché questa è del tipo di Hello Kitty, no, di questo che non so neanche chi cazzo sia, ma non me ne c'avevo un cazzo. L'avevo vinta alle fiere ancora tipo 4 anni fa. Io non me ne frega niente come lavoro e con che attrezzi lavoro, l'importante è che vadano bene. E visto che questa matita va piuttosto bene, la uso. Bene, allora, innanzitutto si va da questo angolo a questo angolo con il coso, con il bastone. Quando siamo sicuri praticamente che sia perfetto, facciamo un segnetto qua. Bene, poi stessa cosa ma sugli altri due angoli, quindi questo angolo è perfetto, quell'angolo là è perfetto, bene, perfetto. Facciamo così. Bene, questo dovrebbe essere il centro perfetto. Vogliamo verificare? Ok, tanto per essere sicuro. Cioè, io sono già sicuro che sia perfetto, ma verifichiamo pure. Eccolo là il metro. Allora. Il metro. Allora, qui è un 18 e qua è 36, quindi 36 diviso 2, 18 è giusto. Idem. Perfetto. Poi se è sbagliato di mezzo millimetro, chi se ne frega. Bene. Poi cosa dobbiamo fare? Andiamo a prendere questo qui, perché io ho fatto da qua a qua, proprio dal centro esatto fino a qua, sono 14 centimetri. Adesso prendiamo la matita e la leghiamo così, con semplicemente del nastro isolante. Occhio che questo deve essere molto preciso però. Io non ho il compasso per cui uso questo metodo, che devo ammettere che l'ho appena inventato sull'altro e viene veramente bene. Fissiamo la matita. Sperando che non mi salti per 3.000 volte la punta, che non si spezzi la punta 3.000 volte, visto che l'altra volta era successo. 1, 2 e 1, 3. Perfetto. Così, e dopodiché qua la vite perfettamente, ultra perfettamente al centro. Una vite.
quindi questo che è che rompi coglioni non lo so, essenzialmente adesso non mi interessa. Perfetto. Benissimo, sì. E poi, schiacciando un po' la matita, mi si spezza immediatamente la punta. Ah no, poco, però non del tutto. Ottimo, meglio così che non viene più dura. Passiamoci pure per essere maggiormente visibile. Buona. Ora togliamo dal centro questa. Perfetto. E vediamo il foro di quanto. Vediamo un po' di quanto è. Allora, circa qui. Circa. Bene, va benissimo. Per un millimetro di differenza non importa, va benissimo così. L'importante è che non vada sulle viti. Intendo, cioè, che le viti non siano all'interno, le viti devono essere all'esterno, ok? Inteso queste viti qua. Bene. Com'è che possiamo essere sicuri che le viti non siano all'interno del foro? Semplicemente andando sul sito e guardando appunto i dati, quindi ci vado un secondo. PV337, andiamo qui, che è il produttore, appunto Ciare, e abbiamo ok, eccolo qua, foro pannello. Questo 282, noi abbiamo fatto 283, va benissimo. Bene, l'importante è che non sia oltre i 295, perché 295 ci sono i fori di fissaggio, appunto i fori delle viti. Bene, quindi questo è maggiore di 295, no, a posto. Bene, poi questa cassa sarà una cosa particolare, perché il tubo che servirà per infilare la tram sugli stativi non sarà qui, perché qui appunto c'è il bus reflex, ma sarà qui, cioè sopra, tra virgolette. Il sopra della cassa è questo. Bene, quindi cosa dobbiamo fare? Fare così, qua è la stessa storia di prima, facciamo le due linee, uno e due, e troviamo il centro. Per il centro io non segno nessun foro qua, perché tanto ho le tazze, si chiamano così, da fare il foro, così,
è già a misura. Infatti, come vediamo, qui ho segnato solo il punto del centro. Basta. Bene. A dopo, che adesso vi faccio vedere che taglio il tutto. Ciao. Bene, adesso bisogna trovare la maniera per fare il foro a questa qua, cioè fare i segni. Bene, allora io l'ho messo qui. Io ho avuto fortuna perché guardate, io ho preso questo pezzo di scotch. È praticamente il suo. Si è sbagliato di mezzo di millimetro o due, ma non è un problema. Dopo semplicemente con la sega, col seghetto alternativo, taglio magari un millimetro più largo e sono a posto. Il problema è stato questo qui, perché non avevo niente grande quanto quello lì. Bene, quindi, dopo aver calcolato la distanza che c'è tra la flangia. Tra la frangia di questo e la fine del fronte, cioè qui, riproduciamo la stessa distanza anche qui, però vedete che qua, ad esempio, questo qua è più largo rispetto a questo, di un pochetto, guardiamo. Qui sono circa 2 cm e mezzo. Qua invece sono 2 cm, non è la stessa misura, ma tra virgolette quello che viene fuori, cioè a vista, è la stessa misura, perché questa è una flangia corta, questa invece ha una flangia grande, no? Bene, per cui questo vi ho fatto vedere come si fa. Bene, ma per calcolare la stessa distanza che c'è tra la fine della cassa, cioè la fine del box e l'inizio della cassa, come si fa per farlo uguali? Bene, allora dopo aver rifatto tipo 5 volte il video, non è perché quello che ho fatto giusto prima, perché questo è giusto, non riesco a spiegarlo, vabbè, non importa, non ho più voglia di rifare il video, quindi facciamo così, basta. Allora, una volta trovate le misure, che adesso comunque vi dico come si trovano. Allora, qui era 11,8, buon, perfetto. Dobbiamo trovare il centro qua. Bene, come facciamo? Così, guardate. 1. Dobbiamo mettere qua 11,8, quindi. Quindi facciamo così. Cavoli, l'ho già usato con la misura questa. Qua, perfetto, 11,8. Poi bisogna fare la stessa cosa qui. Quindi, quando ho ucciso la zanzara non lo so. Ah no, lì la sto trovando. Ora non più. Poi anche qui 11,8. Perfetto, 11,8 e poi anche sopra. Quello precedente, ma sarebbe stato da mettere un altro qua di 11,8. Semplicemente adesso la sbarra lunga e
in maniera che sia dritta, perfetta. Ok, perfetto, qua bene. Un cioccolotto e là. Un cioccolotto qua. Ok. No, scusate una cosa, però mi sembra un po' strana sta cosa qua. 6 euro. No, vabbè, la spranga è un po' storta. È vero. A un certo punto qua è storta lei. Vediamo. Ok, adesso è dritta. Difatti è perfetta adesso. Allora, vediamo più o meno dove è il punto, qui, bene, e cade più o meno qua, quindi qua facciamo una linea, bene, stessa cosa di qua, ed ecco qua il centro, che metteremo qua la cassa, vediamo se è giusto. 11,85, abbiamo sbagliato il mezzo millimetro, va anche bene. 11,85, abbiamo sbagliato il mezzo millimetro, va benissimo, dai. Va bene sbagliare di mezzo millimetro il centro, perché se non ho sbagliato di mezzo millimetro il centro, tutto il cerchio si è sbagliato di 0,25 mm, quindi va benissimo. Non è un problema. E poi facciamo lo stesso procedimento che abbiamo fatto con il woofer. Mettiamo la vite esattamente al centro e con la matita tracciamo il cerchio perfetto. Facciamolo. E ne che metto qui. E woofer. E mid qui. Bene. Bene, basta. E niente. A dopo i fori. Ciao. A dopo. Bene, siamo giunti finalmente al taglio del legno. Questo è tutto il legno da tagliare bene. Per tagliarlo in maniera buona, userò due attrezzi principalmente. Uno che è la sega circolare, questa qui, da mano. All'altro invece è il segreto alternativo, che è là. Allora, innanzitutto facciamo tutti con la sega circolare, che faremo tutte le linee, quelle le più lunghe, queste qua, e basta in pratica. Poi invece con quello alternativo faremo tutti questi, perché la guida, diciamo, che questa qua non mi basterà per quello. E niente, iniziamo. Keep the nana real sweet for your eating. Yes, you be the mouse, and yes, I'm.
be respecting whatever that you tell me, cause it's him you be spitting off. It's in my drum like I'm D-Day. I like the dirty rhythm you play. I wanna hear you calling my name like, hey mama, mama, hey mama, mama. Bang in the drum like I'm D-Day. I know you want it in the worst way. Bene ragazzi, allora siamo qua, adesso dobbiamo soltanto assemblare i pannelli per le casse appunto che faranno i medi e gli alti. Quelli dei woofer abbiamo già fatto, abbiamo fatto una volta, abbiamo sistemato anche i già i fori, manca comunque un paio di fori molto molto semplici che li farò a fine assemblaggio. Allora, andiamo un attimo a sistemare il tutto, che così abbiamo, magari ci mettiamo un paio va ben qua per differenziarci il più possibile i legni. In questa maniera dopo stiamo un attimo. Ah, qua c'è il fronte, qua c'è il reflex, di qua c'è quell'altra cosa. Bene, facciamo così e questi facciamo così. Bene, abbiamo il retro, il fronte, il fondo o il tetto, il fondo di qua, il lati e il reflex. Tra l'altro da notare quanto è piccolo il reflex, che è questo qua, in confronto a quello del woofer. Questo è quello del woofer e questo è quello del mid. Date un'occhiata quanto è piccolo. È normale che sia così, nonostante sia della stessa misura qua, perché il legno, questo qua, è 1,5 cm, invece questi sono 2 cm, quindi tranquilli, sarà leggermente più grande, di esattamente 0,5 cm. Vedete? Perfetto. Anzi, 1 cm forse, vabbè. Comunque le misure sono giuste perché le ho testate. Bene. A voi la musica e io inizio a assemblare. GoPro arresta video.